Domanda abbastanza lunga, ci vorrebbe del tempo per trascorrere gli ultimi 15 anni, 16 anni. Intanto vorrei salutare il professor Tullio Zangrando, che è qui fra noi, che è uno dei più grandi esperti di birra in Italia. Ci fa molto piacere che sia qua. Ma è successo, cioè personalmente è successo che noi siamo in mezzo ai vigneti, poi siamo in provincia di Treviso, no? E mio fratello aveva una cantina, allora io per fare concorrenza mi sono messo a fare la birra. No, non è così, assolutamente, no, niente, è nata la mia avventura, è nata per passione, assolutamente, della birra, e poi il caso ha voluto che conoscessi un mastro birraio tedesco e andai a visitare la meravigliosa Baviera e lì mi chiesi: ma perché i tedeschi vengono qui da noi che hanno questa meravigliosa terra? E assaggiando quelle birre, essendo io, pur avendo fatto agraria, avendo avuto delle esperienze appunto nel vino, essendo stato anche un ristoratore, mi chiesi: ma perché non portare questa cultura di questa birra tradizionale, fatta artigianale e che fa tanto bene, che è tanto buona, anche qui in Italia? Gli italiani, come si sa, sono pieni di ingegno e ho giocato la mia scommessa, ho messo tutto quello che avevo in questa nuova avventura, avendo un po' di esperienza nel vino, ma soprattutto avendo appunto avuto la fortuna di conoscere per caso una gara di cani da slitta, che ero appassionato, un mastro birraio tedesco che mi ha detto: ma perché no, fai, e mi ha così spronato ad aprire questo primo birrificio nel Veneto. E le prime sensazioni, diciamo, a parte la pazzia di questa nuova avventura, perché adesso ci sono 500 birrifici, ma 16 anni fa, quando tu andavi a chiedere il malto, ti dicevano: quante tonnellate ne vuoi? Sì, tonnellate, dovevo prendere 10 quintali, quindi era un po' difficile. E all'inizio è stata dura, nel senso che noi abbiamo aperto come brew pub, quindi con il nostro locale che faceva chiaramente delle specialità, e la gente quando entrava si vedeva questa birra che non era filtrata, un po' torbida. All'inizio c'erano delle situazioni abbastanza così di incertezza, ma subito dopo, anche per la mia passione, per il fatto di essere più che un venditore ma anche un consulente dei clienti, di accompagnarli, perché anche adesso dico, ci vuole molta pazienza per andare a vendere il nostro prodotto. Lei diceva prima, voi farete la pubblicità sulla Champions League. Ammesso che io avessi i soldi, non lo farei la pubblicità, perché la birra artigianale, cioè l'Heineken, giusto per citare lo sponsor, vende Heineken, noi vendiamo birra. Io quando mi chiedono delle sponsorizzazioni dico: non c'è problema, vi do merce, perché la birra artigianale va assaggiata. Noi vogliamo portare la cultura della birra per quanto è il prodotto, per la qualità del prodotto. Difatti da lì a poco mi sono messo subito, sempre anche lì sconsigliato, ma a coltivare l'orzo per produrre il malto, per fare la birra, proprio per dare un connotato di birra locale, birra della tradizione veneta. Qual è la vostra distribuzione? Ma noi adesso diciamo il Veneto è la nostra zona di referenza, però stiamo vendendo in Italia e ahimè abbiamo delle grandi richieste anche all'estero, però io cerco sempre di anche per problematiche di produzione, perché chiaramente la produzione nostra non è grandissima, però secondo me la birra, io vengo dalla Germania e mi sono portato un po' il loro stile, no? La birra deve essere del luogo, venduta nel luogo, perché deve essere fresca. Noi esportiamo in America, anche a Melbourne, in Giappone adesso forse, però io non vedo che questa sia la prospettiva. Quello è solo, secondo me, un riflesso della forza del prodotto italiano nel mondo. Noi abbiamo un tesoro qua, non so, c'è qualche politico che mi sente, ogni volta lo ribadisco, forse qualcuno non si rende conto della potenzialità che ha il Made in Italy, il food italiano nel mondo. Noi lo stiamo pian piano rovinando, si fanno pochissime cose, cioè non è per far polemica, ma effettivamente birra italiana è, secondo me, messa assieme il food italiano, però è un'altra cosa. Chiaramente i primi anni, come dicevo, noi eravamo appena passati da Renzo Arbore, che diceva: meritate gente, meritate, ma poi c'è stata proprio, in senso proprio ciclonico, una corsa, una richiesta, c'era veramente tantissima gente. E devo dire che la differenza che ho notato, e questo è proprio un fatto sociale, che la gente non chiedeva più la birra ma le birre.
Questa è stata la grande differenza. Non dimentichiamoci che fino a 20 anni fa uno entrava in un locale e non chiedeva una birra. Oggi da noi chiaramente in un birrificio uno chiede una Weizen, una bionda, un'ambrata. Questo non succedeva 20 anni fa, uno chiedeva una birra. La birra era la birra classica bionda e quella era. Ecco, la grande, secondo me, innovazione, se possiamo chiamare per l'Italia, dei birrifici artigianali, appunto, aver portato il consumatore a cercare nuove tipologie di birre, quindi scoprire le birre. Questo è il grande messaggio, la grande innovazione della birra artigianale. Ecco, birrifici diversi, storie diverse, esperienze diverse. Io volevo adesso coinvolgere Leonardo, che ha fatto probabilmente anche delle scelte diverse, e birra del Borgo credo, non mi ricordo in quanti stati venga esportata, però vorrei che tu invece ci raccontassi un po', perché probabilmente è una cosa ancora sottaciuta o un po' sottovalutata, l'atteggiamento che c'è anche a livello internazionale nei confronti delle birre artigianali italiane, perché mi ricordo che una volta un po' ci ridevano o comunque c'era lo stupore, no? Adesso invece si arriva a fare collaboration brew, tu sei protagonista di una collaboration brew, quindi i rapporti, esiste una sorta anche di, come dire, di ragnatela che coinvolge birrai di nazioni diverse, penso a voi, ma penso agli americani, penso magari anche ai danesi, domani potrebbero esserci i brasiliani sulla ribalta. Qual è l'immagine che la birra italiana oggi ha all'estero, oltre il caso Nastro Azzurro? Sì, la nostra storia, diciamo, è molto diversa da quella di San Gabriel, anche perché nasciamo forse in un momento leggermente diverso e anche in una zona d'Italia leggermente diversa, nel senso che probabilmente forse il territorio del Veneto è uno dei territori dove c'è una maggiore cultura birraria, anche perché nasce storicamente, diciamo, il centro di Pedalena, che poi è stato, penso, un istituto che ha avuto la possibilità di fare effettivamente tantissima formazione sulla produzione. Noi in realtà nasciamo in una zona d'Italia dove sostanzialmente la cultura della birra è sempre sollegata a una cultura, diciamo, industriale, quindi comunque a una cultura di grandissima tradizione, però che fa riferimento. Noi siamo in provincia di Rieti, diciamo vicino a Roma sostanzialmente. Quello che sicuramente è successo è che questa libertà, tra virgolette, culturale, questa libertà mentale di moltissimi poi dei birrai italiani ha fatto sì di creare un proprio modo, un proprio stile di approcciarsi alla birra. Uno stile che possa essere appunto un legame con la gastronomia, con quello che è la cultura gastronomica, ma può essere anche un legame, tra virgolette, di libertà produttiva e quindi della voglia di andare a sperimentare, a ricercare elementi. E questo in realtà, se appunto, come giustamente sottolineava Maurizio, nei primi anni, io mi ricordo che da semplice appassionato andavo come volontario al Great British Beer Festival, che è uno degli eventi che racchiude un po' il mondo degli appassionati di birra europei a Londra. Mi ricordo i primi anni, ancora non avevo il birrificio, andavo lì a sostenere un pochino quelle che erano le 4-5 produzioni di alcuni produttori che le mandavano, e c'era, tra virgolette, effettivamente eravamo guardati come un po' l'intruso, cioè nel senso sembrava essenzialmente di trovarsi di fronte a degli impostori in qualche maniera, detto proprio in maniera molto colorata. Oggi è tutto l'opposto, cioè oggi c'è proprio una consapevolezza del fatto che i produttori italiani sono andati oltre, che hanno creato un loro stile, un loro modo di interpretare la birra, che hanno legato probabilmente, che hanno dato un grande legame con quello che è il mondo del vino, che possa essere nelle tecniche di produzione, che possa essere nell'approccio, tra virgolette, anche nel modo, nel consumo diverso, ragionato. Tant'è vero, non è un caso che anche i birrifici americani, che comunque la cultura dei microbirrifici americani è sicuramente tra le più fiorenti nel mondo e quella che ha avuto uno sviluppo incredibile, cioè guarda con curiosità a cosa noi effettivamente stiamo facendo e cerca anche di imitarci in qualche maniera. E questo, a mio giudizio, penso sia proprio l'esempio massimo del fatto che se oggi, ad esempio, sono tanti i birrifici italiani, appunto, giustamente sottolineava precedentemente, che sono presenti all'estero, non è solo legato al fatto dell'immagine del Made in Italy, è legato molto al fatto anche che c'è un modo di concepire la birra diverso, c'è un modo di concepire la birra con un'originalità, un entusiasmo, una passione diversa, che possono arrivare a dei prodotti che effettivamente hanno delle caratteristiche molto diverse e molto originali. E questo forse è stato, paradossalmente,
cioè nel senso vedendolo un pochino a posteriori, è stato sicuramente più facile all'estero che in Italia, nel senso che in Italia io ho sempre notato, nonostante oggi ci sia uno sviluppo incredibile, che c'era maggiore preparazione paradossalmente del cliente finale o molto spesso del, tra virgolette, dell'esercizio finale, cioè del rivenditore finale, piuttosto che tutta la catena intermedia. Cioè siamo sempre stati vittima, tra virgolette, di una vittima, scherzosamente intendo, di un fatto di vedere come se fosse effettivamente un fuoco di paglia, dove non si potesse immaginare che la birra artigianale era sostentamento, era lavoro, ma come se la birra artigianale fosse un momento di moda. Io oggi credo che non sia più così, nel senso sicuramente c'è un eco, c'è un'apertura spropositata di tantissimi birrifici che magari non è necessariamente anche un, che non saranno tutte quante realtà attività sostenibili, però credo anche allo stesso tempo che sono tantissime le attività che oggi si muovono e lavorano esclusivamente con la birra artigianale, e mi riferisco al locale, mi riferisco al distributore, mi riferisco tra virgolette al produttore, e questo devo dire che semplicemente 7 anni fa, quando 8 anni fa, quando noi abbiamo aperto il birrificio, non era così. Io ricordo le prime persone che assaggiavano le nostre birre dicevano sì, sono buone ma non le vendrete, e poi alla fine le abbiamo smentite. E questo penso sia un fenomeno importante, e tant'è vero all'estero si sta sviluppando tantissimo, e sono convinto del fatto che la maggior parte dei birrifici italiani che hanno una determinata filosofia di guardare anche quello che succede all'estero avranno grossi birrifici e grosse soddisfazioni. Quello che Leonardo abbia fatto capire un po' magari una cosa che può non essere conosciuta da tutti, cioè proprio la conoscenza e l'impatto della birra artigianale all'estero. Mi è capitato veramente di andare anche a Filadelfia, in un locale, non dico anonimo, ma comunque non uno della mia tappe obbligatorie, e mi sono trovato fuori sulla lavagnetta, vedevo le birre di molto gioco, per dire. Questo era molto interessante, ecco. Questo fenomeno delle birre artigianali, che quindi, come avrete capito, non è nemmeno un fenomeno di moda, cioè nel senso c'è la componente di moda, ma vorrei che fosse proprio un fenomeno culturale e radicale, cioè io dubito fortemente che da questo cambiamento si potrà tornare indietro, ci potrà essere un momento magari di stasi o di leggero declino, di risistemazione dal mercato, ma ho forti dubbi che verrà raso al suolo tutto quello che è stato costruito in questi anni, però staremo a vedere. La presenza di benefici artigianali io la registro anche nella parte, diciamo, industriale del mondo della birra. Spesso la registro anche con battute vagamente ironiche e simpatiche sul fatto di questi ragazzi, tutti i ragazzi della Via Pal, si sono messi a fare birre artigianali, birre strane, viene visto l'aspetto, se vogliamo, più folcloristico, ma sono battute secondo me che nascondono invece un'attenzione seria e consapevole di fronte a questi protagonisti che cominciano a contare, magari non tantissimo a livello quantitativo, ma comunque che sono il vero megafono della birra. Oggi è inutile girarci intorno, si parla di birra in Italia, sui giornali, e non parlo dei giornali di trade, parlo, penso, soprattutto ai giornali generalisti, alle televisioni, alla radio e quant'altro, si parla dell'avventura dei birrifici artigianali. Ecco, io vorrei avere una battuta da Piero Castello, in quanto azienda non multinazionale, ma comunque espressione di azienda. Qual è l'atteggiamento nei confronti della birra di questa nuova rivoluzione artigianale birraria italiana, e come guardate a questo giovane comparto che fa parte del vostro settore, e soprattutto che stimoli vi dà, se vi dà degli stimoli?